Ciao amici di Molise Web TV. Le immagini dell'anteprima si riferiscono alla messa in scena a Venafro della Passione di Nostro Signore Gesù, rappresentazione che si è svolta dopo anni di mancata realizzazione e che ha richiamato un gran bel pubblico. Non voglio stare qui a raccontarvi tutte le scene che sono state rappresentate. Quel che mi preme sottolineare è la scenografia unica che è stata messa in campo, luci spettacolari che hanno saputo mettere in risalto ulivi e prati in un contrasto cromatico unico. Quadri viventi che apparivano di colpo, stagliandosi nella notte come a squarciare coscienze sopite. E seppur ad onor del vero, come lamentato dagli stessi interpreti, spesso, troppo spesso, la scena è stata inquinata, diciamo così, dai lampi di fotografi, tutte le scene sono state ben visibili, perché si sono svolte ad un'altezza maggiore rispetto al pubblico. Professionalità e impegno, volontà di fare uno spettacolo degno delle migliori compagnie teatrali, hanno fatto trascorrere così una serata piacevole, intrisa di religiosità e voglia di donarsi alla verità. Rappresentare la passione di Nostro Signore allora è stato un atto di fede, un risvegliare prima negli attori e poi nel pubblico i valori di fede e credo, di amore cristiano, nel segno della verità dichiarata, amare e comprendere, donarsi e ricevere amore. Il sacrificio del Dio fatto uomo è stato così tangibile, vero, vivo, nelle scene che seppur non recitate a parole hanno avuto un pathos e una forza unica. Thank you.
Il pubblico, in silenzio e rapito, ha seguito tutta la rappresentazione con partecipazione e attenzione, regalando poi alla fine un applauso liberatorio che ha ripagato così tutti, figuranti e organizzatori. Passione ha ravvivato una fiamma che si è a volte magari tenue è tornata a risplendere, a rinsaldare un antico patto di fede nella fredda serata di marzo, di una primavera che stenta a palesarsi, ha invece fatto fiorire nel cuore di tutti i presenti il più bel fiore della terra, quello del perdono e dell'amore, perdono per i traditori, amore per i fratelli in Cristo. Sperando così di aver fatto cosa gradita, un caro saluto, il vostro Angelo.